Saluto Food è la piattaforma dedicata al mondo dell'agroalimentare, è la vetrina per le eccellenze del food and beverage. Abbiamo a bordo più di 2000 espositori da tutto il mondo, da 52 paesi, che si aspettano di incontrare quasi 80.000 visitatori da quasi 150 paesi. Il consumatore cerca un prodotto che sia di alta qualità, a volte anche a discapito della quantità. Proprio il cibo di qualità è un po' ciò che ha portato avanti Tutto Food sin dall'inizio, sin dalle sue origini. Siamo un luogo dove chi ha un prodotto che vale, chi ha un prodotto da una parte sostenibile, di alto valore, può venire qua e incontrare un visitatore che è proprio alla ricerca di quel tipo di alimento. Il settore health abbiamo notato che è cambiato nel corso degli anni. Se una volta era considerato un settore a parte o un settore a sé, in realtà pian piano col tempo è andato a permeare tutti i settori che espongono in manifestazione. Quindi dal dairy alla pasta, all'olio, tutti hanno dei prodotti che sono o a chilometro zero, o green, o free from. Quindi è un'esperienza diversa che vogliamo far vivere al nostro visitatore, oltretutto in maniera assolutamente nuova. Quest'anno abbiamo creato infatti un percorso che si chiama Green Trail, che è un percorso di comunicazione che non fa altro che evidenziare proprio quelle aziende che hanno quindi un animo health. Abbiamo una giuria internazionale in realtà di esperti che giudica in premi appunto in base o all'innovazione stessa del prodotto, che può essere un'innovazione di processo, un'innovazione di prodotto stesso, oppure alla sostenibilità, e anche in questo caso la sostenibilità che viene giudicata è una sostenibilità nei confronti dell'ambiente, quindi l'utilizzo di materia prima, l'utilizzo di acqua o nei confronti appunto del lavoro stesso e del recupero delle eccedenze, quindi una tendenza al non spreco. Tutto Food ha lanciato da sempre, è promotore da sempre di un'iniziativa che noi chiamiamo Tutto Good. È organizzata insieme a 3 charity, quest'anno in particolare abbiamo con noi Banco Alimentare, la Caritas e Pane Quotidiano, che ci aiutano a fine manifestazione a raccogliere quelle che sono le eccedenze alimentari che verrebbero buttate via o lasciate nel quartiere e invece le recuperano per darle ai bisognosi. Ci crediamo in questo progetto che per noi è parte della sostenibilità della mostra.